E bentornati ad un altro video di Svapo Già Esperienza. Oggi andiamo a parlare di un aroma, di un liquido quindi, ma prima di farvi vedere di cosa si tratta, io vi invito di andare a firmare la petizione di Vaping is not tobacco che troverete nel link in descrizione. È veramente molto importante. Detto questo, oggi andiamo a parlare di un aroma, di tabaccheria, l'estratto di tabacco, il sigaro italiano. Eccolo qua. Questa è la boccettina che vi arriva a casa, è un 20 ml, dove dopo voi dovete aggiungere 40 ml restanti di base 50-50 o come volete voi, però di norma è 50-50, con o meno nicotina. Io in questo caso è senza nicotina, ammetto che però a parte mi sono fatto una mia piccola soluzione con nicotina, però quella è una cosa mia a parte. Oggi parliamo di liquido senza nicotina. Che cos'è? È un classico Kentucky, il sigaro italiano di tabaccheria, il classico Kentucky, sigaro italiano riserva limited edition, il che vuol dire che loro hanno fatto 6.000 bocce, la mia ad esempio è la 2708, dopo voi qua troverete anche tutte le avvertenze e praticamente una volta vendute 6.000 bocce, in teoria questo prodotto qua non lo fanno più. Decisione loro, io va bene, io l'ho presa perché onestamente non potevo farmela fuggire. Allora, classico bottiglietta di vetro come venivano fatti una volta. Pipetta, in questo modo qua. Vi faccio vedere anche intanto il colore. Eccolo qua. Allora, vi dico già subito una cosa, è sporca. Sporca, sporco è giusto, ma onestamente per me questo non è un difetto, anzi. Non mi dispiace mi rigenerare, quindi eccolo qua. Questo eccolo, lo faccio vedere anche più da vicino. Eccolo qua. Allora, è il classico Kentucky. Adesso andiamo a sentire l'odore. Buono, è buono, proprio il classico sapore del sigaro del Kentucky, ragazzi, non c'è niente da fare. Veramente molto buono. È una miscela di Kentucky, probabilmente, perché non è che solo un Kentucky, è una miscela di Kentucky, però l'odore è fantastico. Come dicevo, è un estratto, quindi agita e svapa, anche se io onestamente l'ho fatto maturare quei 2-3 giorni, così, la fissa mia. Questo secondo me è buono anche fin da subito. Dove lo vado a provare oggi? Lo vado a provare ovviamente sullo Speed 2019 di Luca Creation. L'ho settato come al solito, un 0,28 mm su punta da 1,5 e 5 spire. Adesso andiamo a fare una piccola sconcata. Andiamo ad assaggiare questo prodotto. Allora, se vi piace il Kentucky, qua ragazzi c'è poco da dire. È buono, buono. Non alzo le mani, tabaccheria secondo me non sbaglia veramente un colpo, non sbaglia veramente un colpo. È buono, si sentono tutte le sfumature insomma del Kentucky, si sente questo affumicato, questo legnoso, è anche bello, bello carico, è bello tosto, ve lo dico subito, è molto tosto come Kentucky. Rispetto ai vari Kentucky che ho assaggiato di tabaccheria, questo secondo me è quello più ignorantello. Addirittura non c'è perché non c'è, però la prima 2-3 svapate addirittura mi era sembrato di sentirci la tachia per quanto è affumicato, quindi però non c'è, questo è un estratto puro di Kentucky, una miscela di Kentucky belli carichi, belli ignorantelli e ragazzi se vi piace Kentucky questo onestamente sono 6.000 bocce, non ve lo dovete far sfuggire, assolutamente proprio. Buono, secondo me tabaccheria vince in assoluto con questo tipo di prodotto. Se vi piace Kentucky comincia a diventare monotono perché comunque se una cosa è buona, quindi è buono, punto e basta. Vi piace il Kentucky? Assaggiatelo. Non vi piace il Kentucky? Magari provatelo. Perché magari questo essendo un tantino più carico, magari vi smuove delle sensazioni diverse. Io onestamente l'ho apprezzato tantissimo, addirittura. Diciamo per colpa di questo, momentaneamente ho lasciato anche la tachia, che secondo me è il mio tabacco proprio preferito in assoluto. Questo non riesco a farne a meno.
Solo ecco questa piccola nota, diciamo, di difetto, che secondo me non è un difetto, è che è sporca. Io onestamente qua dentro ci faccio 2 giorni al massimo, 3, e poi devo rigenerare perché mi cambia un po' il gusto e quindi devo assolutamente rigenerare. Però, ripeto, per me questo non è un difetto. Anzi, è un qualcosa di buono. Alla fine non succede niente. Anzi, allora. Detto questo, video molto breve, ma quando una cosa è buona, c'è poco da fare. Detto questo, io non ho più nient'altro da dire. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sul mio canale, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram a nome di Svapogia Esperienza, andate a firmare la petizione di Vaping is not tobacco e noi ci rivediamo prossimamente. Ciao ciao!